colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i 5 firmatari che oggi stanno permettendo di fare dei discorsi abbastanza ampi su una tematica di fondamentale importanza. Devo ringraziare il Comitato per la Radioterapia, ringrazio anche il consigliere Acqua che oggi è qui presente. Noi siamo qui oggi perché siamo stati invitati, quindi non abbiamo nessun titolo di presenza, lo facciamo perché è una tematica di fondamentale importanza che sentiamo. Io magari in primis, perché comunque so di cosa sto parlando, chi mi conosce sa il mio percorso di vita, non sto qui sicuramente a sbandierarlo, ma una cosa è certa, rispetto a tante altre persone posso parlare sia da politico, da cittadino, ma anche da ex paziente. Parto dal presupposto che, come hanno detto alcuni consiglieri comunali, non ci deve essere colore politico, e io condivido, dobbiamo mettere sempre al centro la croce dell'ospedale, che è di colore rosso. Spogliamoci tutti da queste sighe di partito, non mi piacciono a me le beghe politiche, stessa cosa faccio nel Comune Maesa del Vallo, le polemiche li rimandiamo tutte al mittente, l'obiettivo è quello di cercare di rispettare il nostro ospedale. Dico nostro perché l'ospedale Maesa, io tra l'altro sono pure un cittadino campobellese, quindi sono qui in doppia veste, sia da cittadino campobellese che da consigliere comunale di Maesa del Vallo. Dico nostro perché l'ospedale Maesa del Vallo, diciamo, accoglie l'utenza di Campobello con l'ospedale di Castelvetrano, l'utenza di Castelvetrano, di Petrosino, quindi fa parte del nostro territorio. Guardate, io non ne faccio un problema di campanilismo, a me non interessa, perché non voglio neanche sminuire la questione Trapani-Mazara, perché non è quello che voglio, anche perché dobbiamo rispettare gli ammalati di Trapani, ma dobbiamo rispettare anche gli ammalati del nostro territorio. Non sono ammalati di serie A e ammalati di serie B, siamo tutti uguali. Io purtroppo il percorso della chimio la conosco pure il percorso della radioterapia. Poco fa, quando parlava la consigliera Accardi, che parlava oncologia complessa compreso radioterapia, ho dovuto un po' smentire, non perché volevo smentire, perché l'oncologia è una cosa, la radioterapia è un'altra cosa. Sono due cose complementari, ma che sicuramente comunque hanno due processi diversi. Vedete, noi dobbiamo, perché nasce qualche problema politico? Perché dobbiamo andare comunque indietro con i tempi dal 2009, è giusto che comunque anche i consigli di Campobello sappiano delle verità, che magari naturalmente dopo voi da 2-3 anni che ricoprite il ruolo di consigliere comunale che magari non sapete, ma è giusto che io vi porti a conoscenza. C'è gente che qua comunque conosce la storia dell'ospedale a Belaiallo, ma io dal 2009 che ricopro il ruolo di consigliere comunale. E una delle prime interrogazioni che il consigliere Foggia ha fatto in provincia di Trapani, proprio l'assessore alla sanità, è proprio quella di ristrutturare l'ospedale di Maesa del Vallo. Da qui poi nasce tutto l'iter. Massimo Russo mi risponde, allora assessore alla sanità, se si potevano intercettare queste somme per farsi finanziamenti europei. Ha detto bene il consigliacono poco fa, quando diceva che Mazara già era stata derubata, perché già Mazara si era stabilito un finanziamento per lo Spagna Maesa del Vallo degli anni precedenti al 2009, adesso non mi ricordo se è 2008 o 2007, con allora assessore Pistorio e il governatore allora Cuffaro. Eppure allora la politica è rimasta silente. Ebbene, io a questi giochi sporchi non ci sto. Io è giusto che faccio rispettare il mio territorio e la mia città. Non ho fatto, guardate, oggi c'è il consigliere Foggia che parla, c'è il consigliere Agono, ci siamo tutti noi qui che stiamo parlando, ma l'ospedale è cosa che rimane. Noi magari fra 5-6 anni non ci saremo più a ricoprire questi ruoli, ma l'ospedale è di tutti. In chiave futura possiamo avere tutti il bisogno dell'ospedale Maesa del Vallo, Trapani e Castelvetrano. Naturalmente noi dobbiamo partire pure da una risposta data da Massimo Russo, che aveva come obiettivo, allora ai tempi nel 2010, di realizzare a Maesa del Vallo un polo oncologico. Aveva fatto una scelta baricentrica, considerato che noi siamo all'opposto di Palermo, considerato che Trapani comunque aveva un ospedale all'avanguardia, considerato che Marsala aveva un ospedale comunque all'avanguardia, la stessa cosa Castelvetrano, Mazara che avevano chiuso, e aveva chiuso il prefetto. Nel momento in cui Massimo Russo ha dato questa risposta al consigliere Foggia, dove sono state intercettate queste somme, Trapani, e lì è stato il problema di campanilismo, Trapani, cioè allora i deputati, l'attuale assessore Gucciardi, l'ex deputato Camillo Oddo e il senatore D'Alì, si sono uniti per togliere la radioterapia di Maesa del Vallo e spostarla a Trapani. Cioè non c'era mai stata la radioterapia in provincia di Trapani. Una volta che si era deciso di allocare l'acceleratore legnare a Maesa del Vallo,
interviene Trapani con delle fiaccolate, con delle petizioni, perché dovevo togliere la doppietta, ma se ballo devo portare tutto a Trapani. Allora a questo punto oggi il consiglio comunale ha un senso, perché la politica voleva creare dei problemi sminuendo questa parte della Sicilia, e questo, io a questo gioco non ci sto. È giusto che noi facciamo rispettare invece anche i pazienti e gli amati delle nostre città, perché questa gente, quando c'è la campagna elettorale, viene qua, fa i comizi, si vengono a rubare voti e poi magari per 4-5 anni non rispondono neanche al telefono, e questo è vergognoso. Io a questi giochi non ci sto, io non difendo nessuno, io difendo chi tutela gli interessi della collettività. Se la collettività comunque è tutelata, che ben venga, darò merito a chi ce l'ha avuti. Allora l'assessore Massimo Russo aveva individuato questo polo oncologico, che poi non è riuscito mai a ratificare negli anni, perché poi sono succeduti i vari assessori, ma l'obiettivo era questo, perché è la risposta che me lo dice l'assessore Russo, non lo dico, sono le carte che parlano. Poi è subentrata la Borsellino, nel momento in cui è subentrata la Borsellino, dopo circa 2 annetti è stato proclamato assessore l'assessore Cucciati, cioè chi aveva fatto la petizione contro Mazzara del Vallo. È normale che nel momento in cui lui ricopre il ruolo di assessore alla sanità, cerca, forse anche per un bacino di voti, forse anche per un bacino di voti che sicuramente è diverso di quello da Mazzara del Vallo, cerca di privilegiare le sue zone, perché sono due, e ora vi spiego pure qual è il motivo. È mortificante. Questo aiuta. Come? Aiuta a contributo, diciamo. Sì, sì, certo, è giusto spiegare la cronostoria, nella tua parola è giusto che io racconto la cronostoria, perché ammetto che sono informato più degli altri, ma non perché sono informato più degli altri, perché la sento forse più degli altri, perché da 7 anni che si ricopre uno di consigliere comunale, solo per questo. Dico semplicemente, allora, anche io sono sceso in campo con una petizione popolare e abbiamo raccolto a Mazzara 10.000 firme a difesa della radioterapia. Massimo Russo, da persona onesta, autorità civile e morale, in qualità di magistrato, cosa decide? Bene, allochiamo la radioterapia anche a Trapani, perché c'è una petizione popolare, nel rispetto delle regole, perché la petizione comunque ha la sua valenza e il suo valore, perché è la volontà del popolo, cioè quelli che gli ci eleggono per ricoprire questi ruoli. Dalla radioterapia a Trapani, ma manteniamo sempre come scelta baricentrica, come unità complessa, Mazzara del Vallo. Quando è arrivato il signor Cucciardi, nel piano ospedaliero, che tra l'altro è stato approvato anche dalla mia amministrazione, attenzione, perché io voglio essere anche onesto nelle mie cose, e io ho un patto da ridire, portano un'unità complessa a Trapani e a Mazzara un'unità semplice radioterapia. Quindi sfuma quel sogno del polo oncologico, sfuma, spostando tutto verso altre zone della provincia. Bene. E lì non è un problema, perché io posso capire che noi avessimo avuto due strutture pronte. Di qua abbiamo una volontà politica, cambia gli assessori, spostano una struttura da un'altra parte. Ma il problema è che ad oggi, e ve lo dico a voi, che senso ha rendere complessa una cosa che non esiste nemmeno sulla carta, è una cosa che già è pronta, che basta pigiare il bottone, che è l'acciatore lineare, e mettere in funzione e renderla semplice. Spiegatemelo voi, perché io non lo so. Qui si ragiona per assurdo. Cioè noi rendiamo complessa un'unità che non esiste. Appena appena hanno approvato un bando di gara per i progetti, cioè niente, cioè se ne parla fra 8 anni. Voi sapete come la burocrazia. La gente promuove, consigliere. Come? La gente dovrà spostarsi. Oh, ora dico, in attesa di che a Trapani iniziano e finiscono i lavori, possiamo rendere complessa la nostra unità? È un reato o è una logica? È rispettoso verso questa zona della Sicilia? Non è che ho detto che a Trapani non si deve fare, assolutamente no, gli stessi diritti hanno. Ma tu ci Trapani non ha niente, e tu cosa vai a provare? Il falso, perché a Trapani non ci sono neanche le mura, non c'è neanche la sala bunker dove è allocata l'acceleratore lineare, non c'è niente, e io devo soccombere, diciamo, a questi poteri politici? Io non ci sto, io faccio la mia battaglia, ma penso che sia anche la vostra battaglia. Abbiamo tutti una coscienza, abbiamo tutti un cuore, e sfido chiunque qui dentro in passato non abbia avuto mai in famiglia una problematica del genere. Tutti, la malattia del secolo, si parla di polo oncologico, ma guarda caso Mazzara del Vallo, una struttura che è costata 40 milioni di euro, deve essere danneggiata e mortificata. E no, adesso io lì obbligatoriamente mi devo opporre. 40 milioni di euro per che cosa? Il decreto Balduzzi ci dice di classificare gli ospedali. Ebbene, Gucciardi, che è comunque l'ospedale di Salemi, che era accoppato con, forse mi sbaglio, tu di Giovanni, che era accoppato con l'ospedale di Marsala, quindi un ospedale a livello base, lo stacca da Marsala
e comunque lo va a raggruppare con Trapani. Perché? Perché Salemi deve essere di primo livello, guarda caso Salemi è la sua città. Allora queste cose ditemelo voi, se 2 più 2 non fanno 4, quindi Mazzara con 40 milioni di euro spesi è un ospedale di livello base, va bene, lo dice da solo Cucciani. Salemi, che comunque era collegato con Marsala, lo stacca e lo salva con Trapani, che poi è, dice, come ha detto la signora Marilinda. Ma secondo voi non c'è qualcosa che non va? Mantenendo tre ospedali generalisti, Marsala, Mazzara, Castelvetrano, fra qualche anno uno dei tre chiuderà. Allora, il problema va affrontato oggi, voi oggi siete consiglieri comunali, fra 3 anni magari non lo sarete più, o io spero che magari sarete magari di nuovo voi fra 3 anni, ma l'ospedale adesso deve essere classificato. Io ho detto sempre, non ne faccio un problema di classificazione, di generalista o primo livello, ma quantomeno Mazzara deve avere una unità di eccellenza, un'unità complessa importante. Poi lui ha detto, dice, che non c'è differenza tra complessa e semplice, guarda caso, dopo che sottoscritto ha richiesto il consiglio comunale aperto perché c'è stata a Mazzara del Vallo nel novembre del 2015, dove è stato approvato anche un ordine del giorno, ma il consiglio comunale aperto, ha chiesto attraverso l'onorevole Tancredi, ha chiesto un'audizione e ha fatto convocare De Nicola, Gucciardi e tutta la commissione sanità. Volete sapere chi si è presentato? Tutta la commissione sanità, De Nicola, assente Gucciardi. Ripropongo un altro ordine del giorno per riconvocare di nuovo l'assessore Gucciardi in commissione, che magari avrà avuto da fare la stessa identica cosa. De Nicola presente, tutta la commissione presente, assente Gucciardi. A 5 giorni dalla consegna dei lavori si riconvoca un'altra commissione e lui si presenta e viene a dire, infatti poco fa il dottor De Nicola, io mi sono compiaciuto con l'assessore Gucciardi, certo, perché sono convinto che questo consiglio comunale, che già comunque se ne parlava, che il lavoro che sta facendo il comitato nella città di Mazzara del Vallo, che il lavoro che stanno facendo i consiglieri comunali e altri amici, sicuramente stanno sensibilizzando alcune parti, un po' di coscienza, perché giustamente fra qualche anno si viene a votare e bisogna avere anche la faccia di chiedere consenso nel territorio. Che succede? Si presenta al signor Gucciardi una settimana prima in audizione, dicendo e verbalizzando che Mazzara merita un'unità complessa, ma non parla di radioterapia, parla di oncologia. Gioca con Mazzara e Castelvetrano, gioca con Mazzara e Castelvetrano, significa che toglie l'oncologia di Castelvetrano e la porta a Mazzara, gioca tra Mazzara e Castelvetrano, non è che potenzia questa parte dell'ospedale, gioca, ma Trapani non ne parla mai, non dà compenso, rimane sempre a Trapani la terapia. Allora qui c'è il gioco delle tre carte. Io sono contento che comunque si vada a fare l'oncologia complessa a Mazzara, chi non lo fosse, sicuramente a Trapani, a Castelvetrano deve fare altra cosa, perché anche Castelvetrano deve essere salvaguardato. Anche il Castelvetrano fa parte comunque del nostro ospedale, che noi dobbiamo immaginare l'ospedale come riuniti, quindi Mazzara e Castelvetrano messi insieme. Magari ci sarà un'ortopedia di eccellenza, adesso questo non lo so. Ora io vi chiedo a voi, possiamo mai accettare questo? Possiamo mai accettare rendere complessa una struttura che non esiste? Che senso ha? Ditemelo voi, mi affido alle vostre coscienze, che senso ha? E qua non ce ne sono collegamenti di partito, guarda che io ho anche l'onorevole che fa parte della Commissione Sanità. Ma io vado spedito per la mia strada, perché guardo una questione logica, provo a qualcuno a smentirmi, che quello che magari sto dicendo sto dichiarando è falso, posso essere pure curato e denunciato, ma sono le carte che parlano, sono le carte che parlano, e io non mi posso fare offendere ancora una volta e farmi mortificare da chi ha il potere politico, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. L'onorevole Odda Mazzara aveva dichiarato, allora, l'osservazione di Foggia è un'osservazione corretta. Vediamo se c'è la possibilità, in attesa che a Trapani inizio i lavori, vediamo se possiamo rendere l'unità complessa a Mazzara. Ma naturalmente l'assessore questa cosa non l'ha accettata. E questo mi dispiace, ragazzi, mi dispiace veramente. Sappiate una cosa, come diceva la dottoressa Marilinda, il decreto Balduzzi ci dice che in provincia di Trapani ci può essere solo una radioterapia. E da 600.000 a 1.200 o 1.400 utenze. Mantenendo la radioterapia complessa a Trapani e a Mazzara semplice già in montata, mi volete dire voi com'è finita? Oggi c'è Foggia che sta parlando e sta lamentando questo problema, ma aspettano che Foggia esce fuori dalla politica? Foggia non uscirà mai fuori dalla politica, questo ve lo posso garantire con la massima umiltà, perché Foggia in campo, i cittadini sanno quello che devono fare, e se sono stato rieletto un motivo ci sarà. Io dico semplicemente, cerchiamo di essere vigili, cerchiamo di non essere presuntuosi, ma di essere onesti con la nostra coscienza. Qui non è una battaglia nostra, oggi siamo a Campobello e sono orgoglioso di essere qua e ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale stando questa opportunità, però è pure vero che qua ci sono altri consiglieri comunali
e ognuno per i propri riferimenti politici. Non è una rivolta, è più che altro una presa di coscienza. Cercate di lavorare, il compitino non finisce qua in questo Consiglio Comunale. Il compitino finisce nel momento in cui si raggiunge un obiettivo ben preciso. Io non ho fatto un problema politico, ragazzi, ve lo posso garantire. Io ho parlato con Otto, ho parlato anche con Tancredi, ho parlato anche con Bucciardi. A proposito, l'onorevole Tancredi era venuto ieri, sì. Purtroppo ha sbagliato giornata, quindi si è scusato di non poter essere presente per impegni istituzionali già presi. Io le mie sigle di partito l'ho messa da parte, io ho parlato con tutte le parti politiche, ho sensibilizzato tutte le parti politiche. E questo significa fare politica. Ma lo dico anche a voi, non vi dovete limitare solo a Gucciardi o a Oddo o a Tancredi. Cercate di aprire il vostro raggio. Voi siete consiglieri comunali di una città importante come Campobello di Mazzara, siete stati eletti dal popolo e cercate comunque di rappresentarli come avete fatto sempre. Qui non si parla di bilancio, debiti fuori bilancio, qui si parla di sanità. Si parla di sanità. Quindi io dico, cerchiamo di impegnarci seriamente, cercate di uscire con un'unica voce. Qua non è la mia battaglia, attenzione, è la battaglia di tutti. Finiamolo con questi viaggi della speranza, Mazzara Palermo, Palermo Mazzara, Mazzara Palermo, Campobello Mazzara. Finiamola. Già c'è un danno morale per chi subisce comunque una patologia del genere. Ridiamo anche il danno economico, quindi erariale, che poi magari si rivolgono anche ai comuni per avere un sostegno economico. E abbiamo una struttura già pronta. È mortificante, no? Passate da Mazzara, un più all'occhiello. Guardate che bella struttura che c'è. Lo dobbiamo mantenere un ospedale generalista, ma non è vergognoso. E noi politici che ci facciamo allora? Perché non parliamo? Perché dobbiamo stare silenti? Io mi aspettavo sicuramente parlando questo ordine del giorno firmato da tutti, come ho fatto io a Mazzara del Vallo. Questo ordine del giorno lo devo firmare tutti oggi qua, per esempio. Questo è il mio pensiero, perché parliamo di ospedale, perché spesso vuoi non vuoi, si discute, si confronta su atti deliberativi importanti per la città, ma questo è un argomento dove la politica deve essere tutta unita, tutta, tutta unita. Io le posso garantire che l'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Foggia ha avuto 27 firme su 30. Il 90% dei consiglieri comunali, il 10% lo sapete di chi posso parlare, giusto o no? Di gente di riferimento a Bucciardi, e questo mi dispiace. Ma io questo cosa, a me, non so, ci fosse stato un consigliere che mi avrebbe chiesto, c'è l'onorevole che è assessore, tu la fai, io lo sottoscrivo subito. Qual è il problema? È un problema della salute pubblica. Qua non si sta vendendo niente. Quindi io dico semplicemente, signori miei, svegliamoci tutti, mettiamo in campo le coscienze veramente, abbandoniamo questi problemi che ci sono, gli acchierici dentro un consiglio comunale, su queste cose cerca di essere uniti. Non c'è né sindaco né assessore né presidente del consiglio che tiene. Io parto da un presupposto che dobbiamo mettere sempre al primo posto la salute dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Foggia. Io pur quando è c'è un giro, se può intervenire una volta. Io volevo dire semplicemente che ho l'impressione che seguiamo tutti lo stesso percorso, perché se è vero come è vero che quello che ha detto in Commissione Sanità l'onorevole assessore Baldo Cucciardi è stato trascritto, avremo la pazienza di aspettare queste trascrizioni che ancora non sono state rese pubbliche, perché si perde del tempo, e mi pare di capire che la dichiarazione che ha fatto la stampa l'assessore regionale in modo chiaro è stato quello di dire che era opportuno che l'ospedale di Mazzara del Vallo abbia l'oncologia una struttura complessa invece che semplice, che con la radioterapia, quindi non esclude la struttura complessa, diventi un polo oncologico di riferimento. Io non sono un medico, questo è quello che ha detto. Ora io inviterei anche perché è scritto. C'è una precisazione. Lei ha fatto un'osservazione in merito delle dichiarazioni. Dichiarazioni importanti. Naturalmente alle dichiarazioni dobbiamo dire detto, verba volunt scriptamanent. Aspettiamo il rapporto stenografico di quello che è stata l'audizione in Commissione Sanità, così ci rendiamo conto. Io credo che qua nessuno si deve sentire solleticato, sembra quale qualcuno parla, qualche deputato, qualche assessore, giusto o no? Io ho un massimo rispetto di tutti, ma sono una persona molto intelligente con la mia massima umiltà e capisco anche l'italiano.
Io vi ho detto poco fa, spiegatemi, a prescindere dallo startup che deve andare a fare la clinica Santa Teresa di Bagheria, spiegatemi voi tutti se nel nuovo piano di riordino sanitario ci deve essere un'unità complessa che non esiste, Mazara che è pronta, semplice. Può essere pure il Presidente della Repubblica che viene a fare a Mazara terapia. Siamo interessati anche noi a capire questa cosa. È normale che a Trapani c'è un'unità complessa che non c'è. Consigliere. Poi possiamo giustificare tutto quello che vogliamo. No, io dico che ad oggi l'ospedale di Mazara del Vallo è pronto, Trapani no. Quindi io non devo giustificare niente. Io dico a Sole Cucciardi che faccia quello che deve fare e che eventualmente vada a fare quello che aveva previsto Massimo Russo. Nell'ambito del perché quello che stanno facendo adesso non era quello che aveva previsto Massimo Russo. Grazie.